Un finale beffardo rende molto amaro il ritorno in Serie D del Francavilla, fulminato dal gol di Cusimano al 96esimo, all'ultima azione. 2-3 il finale al Vallenzuca per un Fabriano Cerreto che ha nell'impianto francavillese un vero e proprio talismano. Qui, 3 mesi fa, aveva festeggiato la promozione in Serie D. Dopo il ripescaggio, il calendario aveva dato l'opportunità di una rivincita al Villa, rinnovato nella proprietà, nello staff tecnico e in buona parte della rosa. Ma così non è stato, complice qualche disattenzione di troppo e una giornata poco felice del baby 99 Faggiano tra i pali. Iervese senza Amenta, Galli, Milizia di Pietrantonio e Mancini, Faggiano in porta, preferito a Spacca, Fofana al centro dell'attacco, davanti ad una buona cornice di pubblico, presenti tra gli altri l'ex presidente del Pescara Angelo Renzetti e l'ex DS Daniele Dellicarri, il Villa parte forte. Al primo cross di Zerbo, velo di Fofana e destro di prima di Micciche, alto. Buoni movimenti offensivi, come si nota al 10º. Fofana illumina per Zerbo, fermato dall'uscita di Monti. Nel Fabriano Fenucci punta sul trio Piergallini, Cicino, Peronullo e sulla solidità dei centrali Tafani e Labriola. I marchigiani approfittano di un calo dei padroni di casa e poco prima della mezz'ora si rendono pericolosi con la rasoiata di Berardi a fil di palo e con l'incornata di Labriola su azione d'angolo. Al 35esimo il tiro cross di Mele spaventa Monti, ma è nella seconda frazione che arrivano gol ed emozioni. Al 3º il Fabriano sblocca la situazione, cross di Peronullo, torre di Labriola e compito facile facile per Cicino che insacca da pochi passi. Al 7º Micciche liscia da ottima posizione il suggerimento di Di Pentima. Il Fabriano invece non perdona e al 13esimo raddoppia con la bordata di Peronullo, la cui punizione sorprende Faggiano. Gara decisa? Ma che? Al 15º Fofana difende palle e va giù sul contatto di Compagnucci per Frascaro di Firenze e calcio di rigore che lo stesso attaccante ex Virtus Lanciano trasforma senza problemi. I padroni di casa spingono e trovano subito il 2-2 ancora con Fofana annullato per precedente offside di Micciche. Poco male, perché al 22esimo il pareggio c'è tutto. Il neoentrato Banegas serve Fofana che ci prova una volta, poi va al cross per Francesco Mele che in bella coordinazione gonfia la rete. Grande soddisfazione per il 98 in prestito dal Torino ma cresciuto nel Pescara. Partita apertissima, al 28esimo Peronullo mostra ancora le sue capacità balistiche e sfiora il 2-3. 32esimo, ancora il tridente di Iervese, Fofana, Banegas, Micciche che calcia fuori a colpo sicuro. Nel finale Francavilla attacca, ma il 2-2, tutto sommato giusto, sembra scritto quando la traiettoria all'apparenza senza pretese di Cusimano lascia di sasso Faggiano. Per il gol partita che fa festeggiare il Fabriano, per il Villa tanta delusione, ma anche gli applausi di incoraggiamento da sottolineare del proprio pubblico. Iervese, debuttare con una sconfitta così fa davvero male. È difficile digerire questa sconfitta perché, a parte qualche errore individuale che potevamo evitare, la squadra, nonostante sotto di 2 gol, ha avuto una grande reazione, ha creato tantissimo, abbiamo sprecato tantissimo. Poi pazienza, la giornata no, perché ripeto, 2 gol su 3 erano, si potevano evitare, però non voglio assolutamente dare la colpa al ragazzino, perché un 99 ci può stare che sai, pure anche la partita della prima di campionato era un po' emozionato, però dispiace perché ripeto, già il pareggio forse ci stava stretto. Però il pubblico comunque ha applaudito, quindi ha apprezzato la prestazione, questo è un altro bel punto di partenza. Ma no, il pubblico è stato fantastico, siamo contenti che loro hanno apprezzato la prestazione della squadra, però ecco, volevamo dare i 3 punti perché ci tenevamo in particolar modo. La vittoria è meritata, anche se, il Francavilla è una squadra forte che gioca bene a calcio, cerca l'ampiezza, c'ha giocatori importanti. Abbiamo un obiettivo di salvezza il più possibile serena, ma qua di sereno c'è poco, perché qua c'è da far punti tutte le domeniche. Siamo contenti perché la prestazione c'è stata, è stata di cuore, di sostanza, di carattere, ma anche di buon gioco. E poi la ciliegina sulla torta è stato il 3º gol. Alla fine potevamo anche pareggiarla, avrei detto le stesse cose. È chiaro che così, ripeto, è una vittoria che si tinge un po' di favola.